Questo nostro incontro mi pare, da alcune assenze, che abbia che sia stato attribuito un'importanza superiore a quello che ha o che noi avevamo in mente dovesse assumere. È un errore attribuirgliene esplicitamente o implicitamente, ed è un errore attribuirgliene per derivazione. Ma data la situazione oggettiva e obiettiva, comunque ha una sua valenza politica. No, non è né obiettiva, né soggettiva, né oggettiva. È nata semplicemente da un'esigenza di riflessione nostra sui due libri di Salvatore Quevedo, da cui emergeva chiaramente una costante, questa della conflittualità interna al Partito Sardo. Al Partito Sardo intendo dire in tutte le sue espressioni, lo uso come non solo come partito così unitariamente definito, ma per tutti i sardesi. Allora ci era sembrato importante, proprio perché l'analisi di Salvatore è un'analisi sociologica, quindi dell'organizzazione del partito, ci siamo interrogati se questa conflittualità potesse derivare da carattere organizzativo o non organizzativo, se cioè fosse interno alla struttura stessa del porsi come partito. Cioè se ci fosse un filo interno dal 21 ad oggi o più fili interni che in qualche modo spiegassero del perché questa conflittualità è persistente e soprattutto è fortemente negativa in quanto scarica a massa tutte le tensioni veramente politiche verso invece una conflittualità di tipo esorcistico, di tipo deviante, di tipo secondario, che non pone il vero problema degli obiettivi politici del servizio. E non sapevamo neppure come rispondere, perché c'era una pluralità di risposte. Chi le attribuiva proprio alla mancanza di struttura addirittura del Partito Socialista. Cioè si diceva proprio perché non è un partito organico, ben strutturato, monolitico, con un potere gerarchico ben stabilito, che rimedia tutte queste fughe conflittuali, un motivo è questo. Altri invece dicevano, è nello stesso carattere, il carattere di sardismo è un carattere ad angolo giro, per cui si presta a mille interpretazioni. E quindi dà assoluta libertà espressiva a gruppi, a singoli addirittura, che credono di riconoscersi legittimamente in direttive politiche singolari o di gruppo e che tutte si legittimano dentro questo grande cerchio che è il sardismo, cioè costoro attribuiscono la conflittualità proprio al fatto che non abbia un'ideologia vettorialmente orientata e diretta, che per se stessa, in quanto vettorialmente orientata, non accetta una serie di depistaggi, così li considererebbe, e quindi di fughe, di viottoli laterali, proprio perché manca una visione ideologica unitaria caratterizzata fortemente a livello ideologico speculativo, cioè di visione del mondo, il marxismo, il liberalismo, il cattolicesimo. Proprio perché manca di questa connotazione ideologica, permette di per se stesso ad ognuno di farsi una propria pseudo-ideologia, o meglio una pratica politica a cui attribuisce poi connotazioni ideologiche e si giustifica per se stesso. Insomma, si è addivenuti ad una specie di mosaico delle cause, tutte accettabili e tutte però niente affatto del tutto convincenti secondo noi. Per cui a questo punto è nato proprio il desiderio di ascoltare, cioè di ascoltare ognuno di voi per saperne di più, sia analizzando motivazioni che voi avete sperimentato nella vostra pratica politica concreta, ma chiedendovi anche uno sforzo intellettivo, intellettuale, se lo usate in un termine particolare, proprio di vedere di andare anche più in fondo alla questione, cioè di non risolverla solo in psicologie conflittuali, gruppali, interindividuali,
come si tende in genere nella polemica dei gruppi politici che hanno motivazioni ben precise legate a candidature, legate alla direzione o agli obiettivi, alla collocazione di personaggi nei posti di potere e così via dicendo, non che questi non siano importantissimi, nella politica lo sono, ma si trattava di vedere se riusciamo a organizzare con i vostri interventi una maggiore ricchezza di motivazioni e anche dosare, per così dire, liberamente l'incidenza delle varie motivazioni, cioè possono incidere 15 motivi, però i tre fondamentali, quelli che davvero in fondo poi costantemente si ripropongono, sono essenzialmente due, sono essenzialmente tre, sono essenzialmente quattro. Quindi una diversa incidenza per non cadere in un mare magnum per cui ognuno trova un motivo, ma l'incidenza di un motivo è del 0,5% e l'incidenza di un altro motivo è dell'80%. Nella storia di Salvatore Coelho, nel libro, ricorrono motivi di conflittualità determinati da veri obiettivi politici. Cioè, dove non c'è da interrogarsi su una pluralità di contributi diversi, di disparità inspiegabili. Sono momenti in cui davvero politicamente ci si divide, ma qui è niente male, anzi, è bene. Per esempio l'uscita dell'USU nel 48, c'è una motivazione politica precisa che Salvatore analizza e che è questa. Riassumendola così un po' arbitrariamente e sinteticamente, l'USU viene da un'esperienza internazionale, si è avuta, come dire, una dilatazione del suo pensiero, delle sue percezioni, delle sue considerazioni in questa esperienza europea, quando rientra anche proprio a livello fisico, a livello geografico, direi, a livello di un'antropologia sarda, rientra in Sardegna, si accorge che il mondo è angusto. Si accorge che il partito sardo è insulare. Questo invece di vederlo come una connotazione positiva, come prima invece egli pensava, venendo da un cerchio più ampio, lo vede come condizionamento restrittivo, lo vede come opacità, lo vede come chiusura che impedisce al partito sardo l'ipotesi, la possibilità di inserirsi in un contesto invece nazionale e internazionale. Questa chiusura, cioè, gli pare mortuaria per il partito. Mentre a Titino Melis ed altri appare pericolosissimo l'allargamento, nonostante anche loro avessero una certa esperienza, però erano più targate, diciamo, insularmente, per cui pareva loro che accettando non un confronto ma una specie di appartenenza o di connubio o addirittura di inserimento in contesti più ampi, gli pareva che rinunciasse effettivamente alla connotazione più precisamente sarda, e cioè proprio nazionale sarda, per così dire, lo uso adesso in senso improprio perché è un anticipo storico questo concetto, e gli pareva invece che fosse rischioso questa apertura ad infinitum che poi impoverisce davvero le connotazioni specifiche del sardismo. A quel punto c'è la scissione. Quindi quello, io direi, che non rientra in un carattere di divisionismo, in un carattere di conflittualità del tipo che noi oggi vogliamo affrontare. Non vi dubbio che intervengono anche altri aspetti in questa conflittualità di indirizzo rigorosamente politico, che sono aspetti personali. La divisione nei due gruppi per molti aspetti è una scissione di tipo di appartenenza al leader, di appartenenza, cioè, che è di tipo pseudo-ideologico, che non mette in conto neppure totalmente il vero problema politico, cioè di un allargamento del sardismo e di un inserimento in un contesto socialista più vasto, o invece di un rimanere ancorati alla sardità, all'insularità. Quindi anche lì, pur essendo il motivo fondamentale, un motivo di vera scissione di tipo politico, ideologico, di indirizzo politico del sardismo, però anche in questo caso, come osserva Salvatore, intervengono
una serie di connotati che sono tipici della tradizionale conflittualità del sardismo. Così la scissione del 68, anche quella in forma meno marcata, abbastanza evidente, la scissione repubblicana, chiamiamola così per comodità, è proprio di tipo di indirizzo politico. Cioè, se si devono accettare gli indirizzi che Titino Melis, pur con cautela o parzialmente, accettava rispetto alle proposte di Simon Mossa, e quindi di una connotazione nazionalistica, e quindi del discorso della lingua, della cultura sarda, ma in senso proprio ben preciso e caratterizzato, o se invece bisognava rimanere in un'area moderata e, come dire, genericamente autonomistica, che facesse i conti con altri partiti d'azione, appunto per esempio come il Partito Repubblicano. Anche questa è una connotazione ideologico-politico ben precisa, di scelta di campo, e si legittima proprio in funzione di questa diversità di prospettiva che fa nel partito. Ma se noi escludiamo questi due aspetti e altri momenti che pure Salvatore ricorda, che possono essere collocati vagamente dentro questo contesto proprio di deciso di divisione, la gran parte delle conflittualità interne al partito sardo non sono spiegabili con queste tipologie ben marcate di diversità di indirizzo e di prospettiva, ma rientrano in una complessità, come vi dicevo all'inizio, di motivazioni almeno 5, 6, 7, 8, noi così nei nostri discorsi precedenti ne abbiamo isolato, che meritano una riflessione, perché sono tutti caratteri negativi, insomma. Cioè sono tutti caratteri che impediscono al sardismo di porsi, non dico con una compattezza, con un unicum, è molto difficile, ma comunque con un senso di contributi, di collaborazioni anche da posizioni diverse, però tutte unitarie verso obiettivi di fondo, dove la differenza invece si rimarca sotto aspetti e necessità minori o particolari, ma che non mettono in dubbio gli obiettivi fondamentali, e cioè quelli che si caratterizzano per il fatto stesso di essere sardisti. Ecco, a questo punto voi, più che in una conflittualità interna anche qui, vedete questo obiettivo nostro in qualche modo è già parzialmente mal riuscito, perché questa conflittualità ha già conflittualizzato questo incontro. Sono paradossale, ma è la cartina di tornasole. Cioè, questo è stato osservato da alcuni come una specie di strana congiura, in qualche modo, di una riunione anche pericolosa. Vedete, cioè, come il fantasma della conflittualità si manifesta, l'uso proprio in termini psicoanalitico, il fantasma, che è un fantasma ossessivo, persecutorio dentro di noi e dentro la psicologia del profondo del sardo. E non è a caso che l'attribuzione di Parcoso e di Subitos. Perché ci appartiene profondamente questo. E finché noi non superiamo questo carattere profondo della nostra psicologia di popolo, questo carattere antropologico di conflittualità, non ce n'è prospettiva, assolutamente non ce n'è prospettiva. Per me, da un'angolatura tutta mia di osservazione di questo fenomeno, per quello psicanalitico, non c'è nessuna, dico nessuna perché noi, anche se non facciamo noi, l'inconscio lo fa con noi il discorso. Noi ne sappiamo meno di quanto ne sappia lui. Se crediamo di risolvere le cose razionalmente, convinti che davvero noi razionalmente, geometricamente e illuministicamente definiamo le cose, ci vuole ben altro. Alla prima riunione vedrete voi che i conflitti esplodono, come quelli che si notano sempre quando fate i congressi o quando fate i consigli nazionali o quando vi incontrate anche in forma informale. Avvengono perché c'è qualcosa dentro che è esplosivo, che è lacerante, che disunisce, dove gli elementi di disunione hanno una prevalenza totale, esplosiva, cannibalica in termini psicologici, rispetto alle capacità di un conflitto produttivo. Quando io dico al genitore, suo figlio va male in italiano, è difficile, e gli faccio un discorso complesso, tipicamente sardo e fatalista, della difficoltà di portare quel 3 a 6,
Quello mi risponde, quello industrialotto lombardo mi risponde subito, immediatamente. Professore, che facciamo? Com'è che puoi rispondersi? Mi dica! E io mi incazzo come sacco, perché dico, ma lei crede che sia facile? Come che sia facile? Se non è possibile, la scuola non ha senso. E allora, che industria è? Mi parla della sua industria di spolverini, a somma lombardo. Mi dice, che industria è la scuola? Se mi dice che non è, come se io le dicessi che i miei spolverini non hanno futuro. Chiudo. Io lì ho cominciato a capire che la mia psicologia interiore era contorta e che giocava in senso masochistico e sadico dentro di me a conflittualizzare i problemi per non giungere a soluzione, in sostanza. In buona fede, razionalmente, io voglio giungere a soluzione, ma il mio inconscio in realtà non vuole arrivare a soluzione. Cambigoditi, aggerrano. La sintililea scusa guerra non esiste più. È morto. Ecco, una persona è morta. Se io non ho davanti un avversario nel mio immaginario con cui combattere, io non esiste altro. Non riesco a fare nulla. Sono un uomo morto. Io esisto, io sono sardo, io sono sardo, sì vero, sì non vero, io non so cosa, so, sardo, sardino, ma sardo, cioè in senso negativo. Ha detto, questa non è una cosa di poco conto, non vorrei che la prendiate come una elocuazione intellettuale. Secondo me il punto centrale, intorno a cui c'è qui, oggi si deve vedere come premessa di un discorso veramente politico, perché c'è una mancanza, un'assenza di tipo, un mancato, l'uso nel termine profondo del termine, un deficit, una mancanza di tipo antropologico dell'amministrare i propri conflitti a livello di organizzazione di partito, della capacità cioè di amministrare tensioni in prospettive solutive, risolutive e non in prospettive lacerate. Ora, interrogarci su questo voleva dire rifiutare oggi una qualunque polemica di indirizzi, di io partito sardo, tu Sardegna Nazione, tu partito movimento indipendentista. E allora ecco il gioco terribile dei condizionamenti, che pure sono legittimi, ma non in questa sede e non in questo momento e non per gli obiettivi che noi come Fondazione Sardegna ci poniamo. Perché se la Fondazione avesse sentore di un aumento di conflittualizzazione proprio perché noi entriamo in un discorso di io accuso, e cioè ne facciamo di queste riunioni degli incontri politici o pseudopolitici per flagellarci ancora e per una specie di resa dei conti sulle responsabilità che pure si devono fare, ma in altre sedi a noi non importa nulla, avrete altri spazi per esercitarli in questo, a noi invece interessava oggi una riflessione più pensando al proprio interno, cioè tu partito sardo, tu Sardegna Nazione, tu movimento indipendente, partito indipendente, al tuo interno com'è che vivi e sperimenti questa conflittualità? Perché è facile poi scaricarla invece tra i tre punti del triangolo sardista. È più facile, però è una soluzione negativa, perché così tu ti sfoghi e non risolvi problemi veri che sono già al tuo interno, perché tu ne misurerai, sono sicuro, ogni giorno questa potenzialità di lacerazione all'interno della tua stessa organizzazione, che pure ha momenti di grande compattezza, eppure è sempre nel rischio costante di traiettorie di fuga e di conflittualità che appena appena riesce ogni tanto a calmare, ma intanto c'è sempre un serbatoio esplosivo che attende soltanto momenti di espressione per affermare. Non perché non ci siano le responsabilità di alcune scelte di strutture partitiche per cui creano l'opposizione e l'opposizione entra in conflitto legittimamente e quindi sia legittima la differenza e la conflittualità proprio perché parte da una marginazione, parte da una violenza, non perché non ci sia, ma quello vedete è abbastanza chiaro, l'analisi storica è molto evidente in quel senso. Quel tipo di responsabilità noi la vediamo più chiara di chi è. E nella documentazione stessa di quel congresso, di quella scelta, di quella lista di postazioni.
ma noi stiamo osservando ancora più dietro e più dentro da dove possa derivare. E allora io volevo così avviare, ma ripeto, non è che voi dovete rendere conto a nessuno. Nella fondazione un soggetto che ha, come dire, una autoritas per dire noi siamo eterogenei, non siamo neppure tutti di area sardista, però tutti di area di un sardismo acuda moda. Ci sono dei socialisti che vengono dal socialismo e però si riconoscono in un sardismo, non so, alla Bessanaio, cosa non di poco conto, almeno fosse anche di oggi. Poi ci sono altre provenienze diverse, ma tutti in qualche modo credono, non so, nella cultura sarda, nella lingua sarda, in una capacità di direttiva che comunque ponga la Sardegna come oggetto e come soggetto politico. E quindi, però, anche tra di noi c'è una pluralità che non diventa mai conflittuale, non perché non si scontri in alcuni casi specifici, anche ultimamente, e scontrandosi anche violentemente, però è una violenza del momento relativa a un fatto singolo, ma non viene messa in forza la direttiva fondamentale e generale del nostro esserci incontrati come Fondazione Sardinia. Cioè in noi c'è conflittualità, ma è una conflittualità positiva. Perciò che ci siamo posti questo modello, diciamo, di come allargare un modello di possibili, anche se certo è molto diverso, in una realtà culturale è concessa la pluralità delle opinioni. In una direzione politica invece si tratta molte volte di fare scelte di campo specifiche dove la conflittualità deve addivenire a una qualche unità provvisoria, perché le scelte poi bisogna farle in funzione di quella decisione finale, non è che le puoi lasciare, devi scegliere dei nomi, per esempio, scegliendo dei nomi i conflitti devono dipanarsi e raggiungere davvero la denominazione. Io questo lo capisco che è un modello differente ed è un modello favorito quello di una fondazione, di una associazione culturale rispetto invece a una struttura partitica che invece deve, vista la pluralità, poi deve scegliere. Non è che la pluralità la accetta in toto, la accetta come elaborazione di pensiero e di riflessione politica, ma poi la declina in una scelta che è una scelta comunque parziale che scontenta alcuni e accontenta la maggioranza, si suppone, se la maggioranza è la decisione. Venendo a una interrogazione più specifica. Ecco, il Partito Sardo come amministra al suo interno questa conflittualità? Io da quando sono entrato in un corpo vivo, non più come osservatore, ma in un corpo vivo dall'87 ad oggi, nella dimensione di un Partito Sardo, proprio ne ho sperimentato questo carattere di conflittualità distruttiva e di conflittualità come gioco algebrico, cioè non è neppure come credevo una conflittualità solo di uomini. Ho visto che gli uomini si spostano volentieri a seconda dei momenti, con alleanze rinnovate, contrapposte e completamente capovolte, in una specie di teoria degli attanti, la chiamo attenuazione, di funzioni che sono al di là degli uomini, quindi la cosa è ben più complessa, non è solo questione di contrapposizione di uomini, che pure è nitissima, ma proprio è una diabolica capacità funzionale di scegliere funzionalmente ruoli a proprio vantaggio in un gioco politico discutibilissimo, secondo me. Parlo sempre, forse io con un puritanesimo esterno dell'associazione culturale, quindi mi dovete fare la tara. E dovete anche, come dire, scusare in parte i limiti di una visione che è di tipo culturale o di tipo stringente, molte volte proprio caratterizzata passionalmente da scelte politiche del momento, che sono molto sentite, molto, come dire, quasi pari una decisione vitale nel momento della scelta stessa. Però in linea di massima, come orizzonte possibile, io ve lo prospetto. E questa conflittualità nell'ambito del Partito Sardo io l'ho vissuta dall'interno come vicino a e vicino a tanti e come così per deformazione professionale come osservatore dei linguaggi del conflitto, come si esprimono i linguaggi della conflittualità. Sono linguaggi che si identificano in persone ed è la meno grave. Sono linguaggi che si declinano invece in funzioni. Per cui quando cade quella persona che lo sostituisce o comunque entra sempre in un gioco funzionale di conflitto, e allora è ancora più grave.
sono linguaggi proprio di conflittualità tutti posti, di tipo caratteriale, di tipo ancora più profondo, di tipo psicanalitico, per cui veramente difficile uscirne, perché è dentro un sentimento reattivo, dentro cioè una psicologia del risentimento che non gode se non seminando zizzania e entrando in conflitto. Ancora, Sardegna Nazione. Quale composizione interessante ascoltare? Quale composizione, quale conflittualità interna? Quali le motivazioni? Perché ci sono sempre queste traiettorie di fuga contrappositive? È necessario intervenire drasticamente o lasciare spazio a queste conflittualità? E come si giustifica e quale differenza rispetto a un possibile incontro col Partito Sardo? Ci sono conflitti ineguagliabili, ineliminabili? O invece c'è la possibilità di, ma non ce lo poniamo a percorrere come progetto politico nel modo più assoluto, ma è proprio per capire all'interno quali sono i tratti distintivi e quali sono differenze reali o differenze drammatizzate. E ancora, per esempio, per venire all'ultimo episodio, no, del movimento nazionale. Esatto, ecco. Per esempio sarebbe interessante, ma senza polemiche, cioè senza, come dire, legittimità di difesa o di accuse, non ci servono, non ci servirebbero mai, ma non ci servono in questo contesto. Per esempio, come si giustifica, per esempio, c'è una differenza, una distanza da Sardegna Nazione, cioè fa parte di una, di un organizzarsi perché si coagula una maggiore fede, una maggiore unità di gruppo, una maggiore caratterizzazione, cioè per esempio rientra in quei caratteri positivi che Alberoni ha osservato sulle formazioni nascenti, che proprio per il fatto che nascono si trovano in una caratterizzazione di passione, di fede, di attività, di proponimenti, per cui c'è una resa massima proprio perché si è in un fervore di iniziazione, in una specie di carica e di scarica pulsionale attraverso un movimento nuovo che mobilita tutta l'esistenza, che diventa un fatto fondamentale, che ha grandi processi di ideazione, di sogno, di traiettoria, di prospettive, di vita, mentre quando si apparteneva prima ad altre formazioni si era come scaricati, si era come impotenti, si era come emarginati in una conflittualità che non arrivava mai a nessuna composizione, a nessun valore positivo. E allora c'è solo questa giustificazione, voglio dire, che questa giustificazione ha una sua spiegazione che è di tipo psicologico, psicologico-sociale, ma non è una risposta politica. Allora, e invece ci sono invece motivazioni politiche, cioè che davvero coagulano una certa esigenza e sensibilità in una caratterizzazione di assoluta differenziazione dai vicini, da Sardegna Nazione e da Partito Sardo. Ecco, vedete, tutti questi aspetti, ora ho fatto solo degli esempi per non rimanere soltanto nei concetti, tutti questi aspetti ci interrogano, anche se si vuole per rimarcare ancora più le differenze. Cioè non è la differenza che ci spaventa, in una società complessa la differenza oggi ha un carattere positivo, perché è arricchimento di pluralità di senso. Ciò che spaventa è la lacerazione, cioè la differenza come violenza rispetto all'altro, la differenza come incontro rispetto all'altro, e ciò che noi proponiamo proprio come sardismo fondamentale. Noi sardi differenti, identità e differenza assieme, un'identità da sola è pericolosa. Noi il problema dell'identità non lo osserviamo profondamente, è una parola rischiosa questa dell'identità, noi la usiamo così, perché la usiamo in senso giustamente positivo. Ma per esempio, se analizzato dal punto di vista di una psicologia del profondo, l'identità è un termine negativo, perché l'identità in una psicologia del profondo vuol dire che io mi identifico in un fantasma, in un oggetto d'amore, si può dire psicanalisi, e non accetto nessun altro oggetto d'amore che quello, la madre, il seno della madre, nella pensione. Quindi l'identità vista come elemento di identificazione unitario, monolitico, tende per se stesso a una chiusura di campo. Noi però non lo usiamo per fortuna in questo senso, ma per dirvi di come anche la terminologia, è uscito un libro ultimissimo, appunto contro l'identità, di professore di antropologia di Torino,
di antropologia culturale in Torino. È uno studioso di antropologia, soprattutto appunto dei gruppi, della famiglia, della parentela e delle radici. Un termine, un libro feroce contro l'identità. Ma anche la filosofia contemporanea, Battimo, per esempio, sempre a Torino, osserva con molta attenzione, con molte cautele il processo di identità. Ora questo lo sto dicendo soltanto per dire che mentre noi identità per lo più lo usiamo in senso positivo, però nella caratterizzazione che può assumere non rischia, è un termine di rischio. Allora noi lo poniamo vicino a un'identità e differenza. Identità e differenza, anche differenza è un termine ambivalente, perché differenza vuol dire anche differenziazione negativa rispetto a la razza ariana era differente dalle altre razze, ma lì differenza voleva dire soccorso. Mentre per noi differenza vuol dire parità di presenze, cioè pluralità di identità comunicanti, le società comunicanti dell'antropologia francese, per esempio il titolo Le società comunicanti di Ballandier. Quindi vedete come rischiamo noi nei termini identità, differenza, nazione, rischiamo sempre percorsi, perciò ci accusano gli avversari, gli antifascisti, di equivocità, perché effettivamente le parole, a parte la malafede delle critiche esterne, ma le parole effettivamente si prestano e bisogna sempre precisarle storicamente e politicamente di modo che non si prestino a valenze di tipo antagonista negativo, ma invece siano valenze positive, che è quella dell'identità delle nazioni, dell'identità di popolo, ma in una pluralità europea, mondiale, eccetera, come noi, inutile fare tutti i discorsi tra di noi perché, come dire, siamo tutti in qualche modo maestri. Vorrei così concludere e aprire proprio il dibattito con un intervento di Salvatore che parte da, appunto, da alcuni aspetti del libro stesso, perché la situazione nostra è partita proprio da riflessioni sul libro. Perché facciamo questo discorso? Intanto a lui interessa vedere questo discorso da una pluralità di angolature. Ma in fondo perché ci interessa? Non è che ci interessi come disquisizione dotta. E questo è il secondo punto che possiamo anche non sviluppare oggi. Ci interessava perché alla luce di questo poi si pone qual è il salvismo di 2000. Io vi confesso che non vedo novità. Io vi confesso che non vedo novità del salvismo. C'è un'impressione che ci sia una chiusura di fondo. Ma non per cattiva volontà, proprio una chiusura di una mancanza di elaborazione del pensiero sardista oggi. Cioè noi in fondo ritorniamo sempre su un sardismo che comunque è un po' del passato prossimo e facciamo il passato remoto passato prossimo e facciamo il passato prossimo presente e insistiamo con categorie di analisi che sono quelle correnti e quelle che abbiamo ereditato, mentre il mondo ci sta cadendo addosso. Mentre stanno intervenendo nel contesto mondiale elementi di analisi politica, sociologica, di teoria della comunicazione, dei gruppi sociali, che sono assolutamente inediti e nuovi, ma veramente fuori di ogni classifica di categorie che noi usiamo ancora quando parliamo di sardismo. E allora noi siamo spiazzati, non siamo in linea con i tempi e continueremo a gracchiare tra di noi, ma sempre tutto sommato con l'8% complessivo, come alle ultime elezioni, forse con 6%. A quel punto è il fallimento, è inutile che noi si chiamasse a giocare a questo grande, a questa grande scena del sardismo, quando ormai siamo perdenti strutturalmente, siamo perdenti senza prospettive, siamo condannati, noi amministriamo la nostra condanna è evidente, è data da una percentuale. Poi mi direte, non sempre la percentuale è una condanna, vero? Ma quando una percentuale è risultato di lunghi processi storici, vuol dire che qualcosa non funziona nell'idea stessa di sardismo, nella struttura di pensiero e di azione del sardismo, qualcosa non funziona. Altrimenti non è possibile che la Sardegna, oggi dove si parla di federalismo, in televisione ho visto i siciliani, ho visto tutti che parlano di federalismo e tutti di coscienza regionale almeno, io non ho visto nessun sardo in questo senso. Pare che noi siamo la Cenerentola, anche che questa non è cosa di poco conto,
sono di quei sintomi, non sono dei segni chiari, perché a livello di segni voi mi potete spiegare, perché noi non abbiamo potere nelle TV, ma no, sono dei sintomi, cioè il sintomo è qualcosa di più profondo di un segno, il sintomo dice di un essere noi dentro. Bene, il fatto che noi non esistiamo oggi nella scena italiana sul federalismo è significativo, noi che siamo, che abbiamo inventato quest'idea come organizzazione politica in un partito, che l'abbiamo posto, che ce l'hanno riconosciuta, tutti ce l'hanno riconosciuta, la stessa Lega ha riconosciuto questa strana origine di queste nostre idee in un sardismo nel 21. A malincuore a volte meravigliati e quasi ben disposti a capire perché c'è, come dire, un'origine che legittima un pensiero e una classe politica. E invece oggi noi non ci siamo. Ma davvero, noi sicuri siamo su, ai danni le cose tra noi, sì, ma non mi ha volo, questi di cudo volo, di cudo scusone in passani torto, noi li diamo su passani torto. A uno cuzzone che vola, è troppo pesante, vola due, uno qua corsicato e si firma dritto, non mi ha volo. Non mi ha volo, ma non batta, non si è capita la forma attuale del tempo, cioè dove siamo oggi noi, qual è il punto di latitudine oggi? Situarsi e dire, io sono in no. E esosatelo su esò. Guardate che difficile fare questo discorso, di situarsi navigando in un punto e osservare una mappatura generale per vedere da dove si proviene, dove si va e dove gli altri stanno andando e quali sono le nuove correnti fredde e calde che agitano quella navigazione. Non è facile, cioè oggi si richiede una riflessione anche intellettuale, culturale, politica, che non è di poco conto, che il sardismo ha sempre avuto quando ha avuto cervelli. E poi è caduto in una sorta di prassi bottegaria. Allora non meravigliatevi se la bottega trionfa. La bottega trionfa perché non c'è ale, non c'è ala, non c'è volo. E quando voi fate il discorso che è bottega, quello non capisce, o se capisce, la bottega è il suo metro di misura ad un zunzu suo. E quando mi fai questi discorsi ti dici, tu, interessante il tuo discorso, e queste cose me le sento dire con una brevidiscolità, interessante il tuo discorso, però tu devi mettere i piedi per te, mi richiamo a mettere i piedi per te, io non ho mai capito questa metafora di piedi per te. Cioè tu devi capire che la politica è una cosa concreta, sai, non è queste idee che ti vengono a te, tu sei un intellettuale, sei un buon intellettuale, intendiamoci, oh carità, su cui intendo dai virus, no? Soffende pur sumi, però la politica tu non sai, io so che è la politica. Ed è vero, lo sa davvero, e lo si vede, purtroppo. Se non che io sono convinto che la politica non è quell'amministrazione di una pratica, anche con risultati positivi, perché l'individuo quando si appassiona in un contesto bottegaio diventa un bravissimo. E giustamente dice a te, guarda che la mia esperienza nella pratica vale più di tutte le tue grammatiche. È convinto che quella è una pratica politica, invece è solo una pratica, non è politica. Ecco, tutto questo discorso è possibile elaborarlo, anche con spunti vaghi, provare al vostro interno di organizzazione, e anche in successivi nostri incontri, in dibattiti pluralisti dove noi affrontiamo dei punti che ci uniscono comuni, per vedere se dall'unione di questi punti possano poi sbiadirsi tutte le pure che esistono ragioni di differenziazione. È un percorso, non è che nascono a tavolino, come si crede, in una specie di patto, e mettiamo nero su bianco e cominciamo. Siamo d'accordo su A, siamo d'accordo su B, siamo d'accordo su C, anche. Ma guardate che poi A, B e C subito manifestano la loro conflittualità. Per esempio, in un recente incontro che è partito dal buon senso e dalle intenzioni indovinate di Giacomo Meloni e a Nuoro, e beh, subito le prime connotazioni sono state negative, eppure l'incontro per se stesso era positivo, ma subito le connotazioni sono state negative perché subito ci sono le interpretazioni sui fatti e ci sono cioè il ma allora qui si vuole approfittare di. Ah, ma allora questo elemento che doveva rimanere nascosto diventa pubblico, ma allora viene utilizzato come arma rispetto a, ma allora noi ci incontriamo per poi dividerci e avere più elementi di divisione, e che subito come ogni elemento anche di buona volontà
diventa subito elemento assolutamente. E allora la seconda volta, no, non viene su plus. Stanno lì a sa riunione e non viene su plus. Per esempio, oggi non viene, è pericoloso. Vedete come si articola la conflittualità e come è difficile uscirne obiettivamente. Non se ne esce amministrandola dall'interno, se ne esce con un volo diverso. Se ne esce sollevando, quasi quasi si entra il sortito, il sotto. E in questo muretto di un metro, di tanta donna, tu di solo usa la tupedda e se la vanella tua. Vannarsi a saccare voi, ide su muro, e su chilo. Terra non ide, poti confondare, manco sortendo e sati ruides. Si messe tu e t'arricca, magari arricando ti inganni un attimo pacco che non sei abituato. E magari ti pare che l'orizzonte ti perde se... e chi non ha bene ti deve storare a sortendo tuo. Ma si t'addita, a compianna sortendo tuo e a compianne pure dalla ora, se allarganne. Sa visione comincia a comprendere che tutto questo sotto, che sono in questo livo, dipende da giamate sabba. E chi non si può essere gherrane con sabba. E chi sa la tuta tua è rachitica, che è rachitica, se è stato un cubo, stiamo tutti gherrando.